Sunday night, I'm gonna stay home. Il primo incontro tra Alice e Claudio avviene ovviamente in coincidenza di un delitto. Un delitto che, fatalità, avviene proprio in casa di Alice. C'è un delitto in famiglia e chi si occupa di fare i rilievi autoptici, l'autopsia, l'esame sul cadavere, è Claudio. Il dottor Principe Azzurro, lo conosci? Buongiorno dottore. Salve Visone. La stavamo aspettando. Cosa abbiamo qui? Una parlante russa. Dottore! Nonna! 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 E è un incontro che da subito rivela in qualche modo le coordinate. Lui le insegnerà. Tu sei sicura di aver ponderato con la dovuta attenzione tutte le conseguenze di questa scelta potenzialmente disastrosa per te? Sì, però non la fare così lunga, ti prego. Allora ti comunico ufficialmente che da questo momento sei la mia allieva. Lei imparerà da lui, perché Alice ha tanto da insegnare a Conforti, a Cicci, in termini relazionali, soprattutto dal rapporto con la vita, in qualche modo, ecco. Perché mi hai difesa con Caligaris? Perché hai carattere, quello sicuro. Beh, diciamo che, non so se si può dire, ma Cicci è il nostro Mr. Big. E per tutti i fan di Sex and the City si sa che cosa vuol dire. È il Cicci, è il Cicci di Allevi, è il Cicci di Alice, è il Cicci, è il sogno. Sono le iniziali dell'uomo inarrivabile, irraggiungibile, il sogno più nascosto. Sai che non sei niente male a lei? È che tu mi tendi ad imbruttirti, però in fondo... E volevo ricordare che sono impegnata, così giusto per segnare. D'accordo, parliamo di lavoro. Meglio, Claudio è l'uomo ideale all'inizio. Poi piano piano lei inizia a conoscerlo e si rende conto che il suo sogno si sgretola, perché in realtà è un uomo che la tiene molto a distanza, che ha mille segreti, ha mille zone d'ombra, che non è la favola. Comunque è proprio vero. Cosa? Dicevo, è proprio vero che voi donne siete le creature più belle del mondo. Quindi non mi consideri una donna? No, perché da come mi tratti sembrerebbe che in realtà non... Va bene, ho sbagliato vestito, lo sapevo. Però c'è quell'alchimia, quella chimica, quella fisica tra loro due che non riesce a staccarla. È come un magnete, è come una droga. Cicci è proprio la droga di Alice. Sono come il sole e la luna, sono proprio diversissimi, il giorno e la notte. Però, come si sa, sole e luna si rincorrono da millenni, si incontreranno alla fine, questo non lo so neanche io. Bene, andiamo in partenza, giriamo. Ciao a tutti e a tutte e benvenuti nel mondo dell'allieva. Insomma, seguiteci, followateci, amicateci e a prestissimo per nuove avventure video e nuovi contenuti. Ciao. Sto bene. Sto benissimo. Saluto il pubblico Facebook, tutti i fan dell'allieva. Noi ci siamo divertiti. Ciao.